Ciao, io sono Alessandra. Ciao, sono Martina. Ciao, sono Vilma. Ciao, sono Silvia. Ciao, sono Anna Chiara. Noi siamo del team ITS e siamo del liceo Ambiani da 21. Allora, nel nostro progetto abbiamo affrontato il tema dell'oscurità e della luce attraverso appunto un tema molto importante che è quello dell'inquinamento. Infatti nel nostro sketch, nel nostro video, c'è il sole che decide di andare a fare un giro intorno alla Terra e assiste appunto alla situazione disastrosa attuale. E è veramente inorridito da quello che vede e decide che la Terra non è più meritevole della sua luce. E quindi la Luna lo copre e per la Terra è un'eclissi perenne e ci sarà per sempre più buio. E questo rappresenta appunto la fine che faremo se non ci siamo da fare. Perfetto, voi avete vinto l'hackathon della tappa di Salerno di Coding Girls. Ve l'aspettavate? Allora, dobbiamo dire di no. E in ogni caso pensiamo di aver vinto, in quanto si tratta comunque di un tema attuale, odierno, e dunque anche la volontà di volerlo accostare ad un linguaggio quotidiano, ossia il dialetto, pensiamo abbia attirato l'attenzione, abbia colto nell'occhio, e motivo per il quale siamo state scelte. Sapevamo di aver comunque lavorato tanto, di esserci impegnate, però non ci aspettavamo comunque di arrivare prima. Ok, ad oggi alla conclusione della giornata, cosa pensate dell'informatica? Io credo che sia un mondo totalmente a parte, è un mondo parallelo, però è un'esperienza che secondo me almeno una volta nella vita si debba fare. Ma è un mondo così oscuro? Per niente. Probabilmente il fatto che noi veniamo da un linguistico, non l'abbiamo mai trattata, crediamo che sia troppo complicato, però probabilmente non è così, anzi evidentemente non è così, e essendo anche una lingua, diciamo, non è molto lontano dai nostri studi. È stata un po' una sorpresa scoprire che era così. Perfetto, allora complimenti e grazie. Grazie. Grazie.